La Corsica, grande isola mediterranea, appare come una sorta di montagna in mezzo al mare attraversata da nord-ovest e sud-est da un sistema di catene montuose che spesso superano i 2500 metri. Il Monte Cinto, vetta di 2706 metri, distante 28 km dal mare, ben illustra lo sviluppo verticale di questa terra. La Corsica è un'isola selvaggia e antica. Così antica che l'insediamento umano è testimoniato fin dal decimo millennio avanti Cristo. In Corsica, il Neolitico medio, che va dal 5000 al 4000 avanti Cristo circa, è caratterizzato da ceramiche litiche in piena sintonia con quelle della vicina Francia e della costa italiana. Ciò peraltro dimostra che le comunità corse stavano crescendo in contatto con le altre società del Mediterraneo, da cui in origine del resto provenivano. Il Neolitico recente della Corsica, che va dal 4000 al 3000 avanti Cristo circa, è contraddistinto dalla comparsa della cultura megalitica, che contemporaneamente si sviluppava in Sardegna e nel resto d'Europa. Questa cultura, che prende corpo grazie alla fusione delle comunità di cacciatori-raccoglitori con i primi agricoltori provenienti dal vicino Oriente, e che crea quindi nuova energia unitamente alla moltiplicazione delle risorse alimentari, prevedeva l'edificazione di grandi monumenti in pietra. All'erezione di queste grandi opere megalitiche, i ricercatori associano lo sviluppo delle prime forme di riflessione sul rapporto tra materia e spirito e sul senso della vita e della morte. Mircea Eliad, filosofo, antropologo e storico delle religioni del XX secolo, evidenzia la valenza religiosa dei megaliti scrivendo: «È importante sottolineare questo fatto. L'uomo spera che il proprio nome sarà ricordato grazie alla pietra. In altre parole, il vincolo con gli antenati è garantito dalla memoria dei loro nomi e dalle loro gesta, memoria fissata nei megaliti». Ciò che caratterizza le religioni megalitiche è il fatto che le idee di perennità e di continuità tra la vita e la morte sono colte mediante l'esaltazione degli antenati, identificati o associati alle pietre. Vicino alla città di Sartène, a sud-ovest della Corsica, si trova l'altopiano di Kuaria. Qui si possono ammirare una splendida concentrazione di opere megalitiche. Visitare Kuaria è come tuffarsi in un passato di oltre 4000 anni, quando i popoli neolitici innalzarono le gigantesche pietre dei dolmen e menhir. I dolmen sono un tipo di tombe a camera singola, costituiti da due o più piedritti verticali che sorreggono uno o più lastroni orizzontali. I menhir, dal bretone pietra lunga, sono dei megaliti monoliti che potevano raggiungere anche più di 20 metri d'altezza. I megaliti di Kuaria sono rappresentati da quattro siti che costellano l'altopiano. Uno dei siti più famosi è il Dolmen di Fontanaccia, che nella tradizione popolare è chiamato la Stazzona del Diavolo. Formato da sei lastre di rocce granitiche verticali a sorreggere una lastra superiore che dovrebbe pesare oltre 3 tonnellate, è di una bellezza straordinaria e inquietante. Non lontano dal dolmen, a 300 metri circa, si trova l'allineamento di Stantari, una parata di menhir che nel tempo sono stati rimaneggiati. Alcuni sono diventati statue di guerrieri. Sempre nei dintorni, ad un centinaio di metri, si trova l'allineamento di Renaggio, una quarantina di menhir disposti a semicerchio e di varie altezze. Ad una trentina di chilometri a nord di Sartène, nella valle del Taravo, si trova il più importante sito archeologico preistorico della Corsica, Filitosa. La posizione vicino al fiume Taravo e la presenza di numerosi ripari sotto la roccia hanno predisposto la zona di Filitosa ad una lunga occupazione. La prima risale al VI millennio avanti Cristo, corrispondente al Neolitico antico. Ciò che rende il sito celebre ed originale è la presenza di numerosi menhir dalle sembianze antropomorfe,
Un esempio è il menhir detto armato, che presenta molti dettagli scolpiti. Nell'area si possono ammirare mura ciclopiche ed enormi massi, ripari preistorici, risalenti alla prima occupazione, 6000 a.C., accanto a complessi monumentali di forma circolare, detti torri, risalenti al 1300 a.C. A proteggere questi complessi monumentali sono posti menhir antropomorfi raffiguranti guerrieri, con lo sguardo rivolto verso l'esterno, molto probabilmente a difesa simbolica del luogo considerato sacro. La particolarità di questi menhir guerrieri è che il loro sguardo segue quello del visitatore man mano che si allontana e che i tratti, anche se sembrano poco più che abbozzati, si continuano a distinguere anche da lontano, il che li rende guardiani indiscussi di Filitosa.